Ciao Daniela, siamo qua e siamo vicini stavolta, un po' meno montata l'operazione. Sì. Meno, c'è più intimità. È vero. Per la prima volta ci vediamo dopo tanto tempo e abbiamo preparato per voi una 22esima puntata di Radio Mu, meravigliosa. Un sacco di contributi dall'esterno, dalle mamme, eccetera, eccetera. Il titolo della puntata lo lascio a te. Il titolo è Mamme, Bambini e Mister Corona. Maledetto. È vero. E vabbè, comunque cerchiamo di esorcizzarlo un po', Mister Corona, perché ci saranno appunto delle cose molto carine, molto tenere e anche una bellissima, ho visto, intervista con una nostra amica Claudia Bellante, giusto? Sì, è una mamma giornalista che scrive anche per Internazionale, una rivista molto interessante, e lei, ex alunna mia, diciamolo, è bravissima, è una giornalista che oltretutto viaggia a fare reportage da tutto il mondo, in questo caso è però anche lei chiusa dentro casa a Milano e quindi ha fatto un servizio sui bambini che vivono questa realtà, i bambini piccolini, e quindi sarà molto carina, ci saranno anche le foto della sua bambinatina, molto simpatica. Bello, quindi poi dedicheremo anche a lei, a tutte le mamme, a tutti i bambini, la canzone Mister Corona che ho registrato con mia figlia, che è cresciutella, però è sempre sì, grande figlia, Margherita, e poi avremo anche un'altra mamma che è una psicologa che si chiama Chiara Ripamonti, che fa parte di un gruppo che si chiama Psiche, di psicologi, terapeuti, eccetera, che assistono gratuitamente tutte le persone, adulti e non adulti, che sono in questo momento anche in difficoltà a vivere questa nuova vita un po', sì, un po' sequestrata. Soprattutto le mamme, devo dire che fare tutto da casa è veramente complicato, lavorare, dar da mangiare, seguire i figli, insomma diventa molto faticoso. Abbiamo anche un'altra mamma, futura mamma, è già mamma di una bambina, adesso diventerà mamma di un secondo figlio, Stefano, che nascerà in questi giorni, forse è già nato in queste ore, non lo so, che ci ha fotografato la sua panciona e ha pensato al suo bambino dedicando questi pensieri ai bambini che stanno nascendo e che nasceranno in questo periodo particolarissimo della vita, diciamo. Poi che cos'altro abbiamo? Piumini ce l'abbiamo, sì. Avremo Roberto con la sua filastrocca, l'abbiamo vista, un po' di dominio pubblico, ognuno sì, certo, si cimenta a interpretarla in modi diversi, questo è anche molto molto bello. Chi non l'avesse sentita, eccola qua. E poi abbiamo anche un'altra mamma, ma in questo caso anche insegnante, che è Irene Galli, che ci ha dato una canzoncina sulla settimana da passare appunto con i bambini, con un po' di attività cantate in musica. E poi abbiamo le amiche dell'arte. Wow! Elisa Beretta e Giulia Bombelli, che hanno preparato un altro laboratorio online per voi. Ci sarà mercoledì, ma comunque ve lo diranno loro, sarà tutto dedicato alla Pasqua, quindi farete delle attività artistiche legate alla Pasqua. Cosa c'è di più bello? Questo. Vabbè, allora Danielita, è il momento di passare a vedere un po' cosa succede a Radio Mu, poi noi ci vediamo alla fine, no? Certo, a dopo, buon divertimento. A dopo. Diamo il benvenuto a Claudia Bellante, mamma, sì, mamma di Tina e sì, giornalista. Sì. Senti cosa leggo. All'inizio era sembrata una lunga vacanza, una lunga coda del carnevale. Si andava spesso in bicicletta e si guardavano i cartoni anche al mattino. Poi la vacanza è finita. Finita di colpo. Milano ha cominciato ad apparire deserta, al parco non si poteva più mettere piede e se per strada si incontrava un altro bambino era proibito salutarlo con un abbraccio. I nonni poi, anche solo andandoli a trovare, si poteva farli ammalare. E fu così che nel giro di poche ore la vita dei nostri figli è cambiata e loro si sono ritrovati più o meno inconsapevoli a disegnare arcobaleni da appendere alle finestre mentre fuori sbocciava la primavera. Perché ho letto questo piccolo pezzo? Perché tu hai scritto un articolo che è stato pubblicato sulla rivista Internazionale qualche giorno fa, sì, e volevamo chiederti appunto se adesso tu sei qui come mamma o come giornalista? No, in realtà è una domanda che mi pongo spesso, perché penso che il mio approccio e l'approccio in realtà che ho trasmesso anche a Tina di tutta questa vicenda, che per molti aspetti, anzi per quasi tutti gli aspetti, è tragica. Tina, che ha quanti tre anni? E mezzo.
mezzo, 3 anni e mezzo, quindi io faccio delle supposizioni, perché sì, sono una mamma, però poi non sono né una pedagogista né una psicologa. In realtà l'approccio che ho avuto io è quello da mamma giornalista, nel senso che okay, sta succedendo questo, però cerchiamo di capirlo, e per capirlo dobbiamo anche vederlo. E quindi in realtà noi un giretto, e qui lo confesso subito, l'abbiamo sempre fatto. Adesso c'è questa polemica su si può uscire con i bambini mezz'ora o no. Secondo me è importante, che per me è stato importante, che improvvisamente il mondo non diventasse un nemico. Io nel mondo ci ho sempre girato, ci ho sempre viaggiato, il mio lavoro è basato sul fatto di conoscere le persone, di stargli vicino, e volevo che anche per lei fosse lo stesso. Se la città si sta svuotando, comunque è la nostra città. Ecco, tu ti sei fatta una domanda che mi sembra importante da cui partire, ma in tutto questo che cosa è accaduto, che cosa sta succedendo nella testa dei bambini? Innanzitutto parliamo di bambini piccoli, ecco, quelli che non hanno ancora frequentato per esempio la scuola materna, più che materna, elementare, primaria. E quindi in realtà hanno anche un vuoto, perché mentre dall'elementare in su, appena diciamo le teste si sono rimesse a pensare, subito è partita la didattica a distanza, e quindi queste giornate così lunghe e così diverse sono state in qualche modo riempite più o meno bene, e quello poi è un altro discorso, è un altro dibattito in cui io non entro perché non mi compete. Però per i bambini più piccoli, che però avevano una vita sociale molto viva e passavano molte ore con delle persone che non sono i loro genitori, quindi con gli amici e con le maestre, tutto questo è scomparso di colpo, e non è stato, questo vuoto non è stato colmato. È facile spiegare perché sono spariti tutti improvvisamente, anche i nonni. Sì, esatto, appunto. Allora vabbè, non posso andare a scuola, Tina diceva, ma posso andare dai nonni? No, non puoi andare neanche dai nonni. Allora posso andare al parco giochi? No, non puoi andare neanche al parco giochi. E quindi è stato brutto, però appunto non volevo che questo no diventasse una barriera invalicabile. È meglio di no. Però detto questo, il parco giochi rimane lì, i nonni rimangono lì, e in mezzo c'è una situazione che sta cambiando e che tu devi in qualche modo a vedere e comprendere con gli strumenti che hai, che comunque hanno. Certo, tu ci hai mandato anche delle bellissime foto che adesso vediamo, di Tina che gioca, di Tina che si diverte, di Tina che disegna, no? Che anche lei si mette a fare il suo arcobaleno da appendere. Sì, l'ha fatto proprio pochi giorni fa, come per dire proprio vabbè, proviamo pure questa, vediamo se sta storia dell'arcobaleno può funzionare. Però i primi giorni non voleva, in realtà i primi giorni non voleva neanche uscire particolarmente, cioè neanche in cortile, però anche perché secondo me loro poi stanno assimilando un modo di reagire a questa cosa e un modo di posizionarsi anche nella casa, verso l'esterno, ed è certo un processo lungo. C'è un po' di soddisfazione da parte loro di avere lì i genitori tutto il giorno, per loro anche, sì, o no? Una cosa che secondo me diceva nell'articolo una delle pedagogiste che ho intervistato è che però mal tollerano la presenza assenza. Cioè noi ci siamo, però dobbiamo lavorare, e quindi qua è ancora più fastidioso, cioè non sono vacanze. No. E quindi i genitori ci sono, ma non sempre nel modo che loro vorrebbero, e questo influisce molto sul loro benessere. Cioè le giornate in cui io e Mirko, mio marito, siamo a sua completa disposizione, lei è il massimo della gioia, non chiede di guardare cartoni, non chiede un sacco di cose che altre volte usa per colmare comunque un tempo. Questo vorrà dire occuparsi dopo dei problemi che può nascere da un atteggiamento di questo tipo. Vabbè, questo comunque lo vedremo dopo, no? Cosa cambierà nei bambini questa continua presenza a disposizione loro. Certo, la mia paura è anche un po' quella, no? Che mentre aveva iniziato un percorso di distaccamento sereno, naturale, fisiologico, in realtà adesso questo percorso è un ritorno certo, indietro. Certo. Senti, le ultime due cose che ti chiediamo, noi lanciamo lì delle riflessioni, eccetera. Beh, tu parli di congelamento emotivo a un certo punto, che è pazzesco da sentirlo, no? Fa star male. Cos'è il congelamento emotivo? E l'ultima cosa poi, Claudia, che ti chiediamo un consiglio, cosa diresti tu alle mamme che sono all'ascolto di Radio Mu?
Sì, allora il congelamento, me ne parlava Elisa Campagnoli, che è una delle appunto psicologo che ho intervistato, e lei diceva che quasi molti genitori andavano da lei dicendo: ah, ma mia figlia è bravissima in questo periodo, proprio non è che si lamenta, non fa i capricci. E lei diceva: attenzione, perché magari in realtà questo è un modo, un'adultizzazione del bambino, in cui già vede che intorno a sé tutti sono talmente preoccupati che pensa, o forse gli viene detto: guarda, ci manchi solo tu adesso con le tue cose. E quindi loro si autocensurano, che è brutto ovviamente, e che poi questa cosa avrà degli strascichi. No, il mio consiglio a me, diciamo, fa molta tenerezza quando sento alcune mamme che dicono: ah, io ho paura di uscire, e quando torno, cioè tutti degli atteggiamenti e dei modi di comportarsi che sono correttissimi, che però secondo me, ecco, non sarebbe meglio, immagino, non diventassero maniacali, perché poi ce ne dovremmo liberare a un certo punto di queste cose, dovremmo uscirne, e i nostri bambini, io mi auguro che in fretta tornino ad abbracciarsi con i compagni. Senti Claudio, noi ti ringraziamo moltissimo e ricordiamo il articolo su Internazionale del mese di aprile, a questo punto. No, è all'online, quindi si trova sempre, se mettete Bellante Salto Fuori o Bambini, insomma ci siamo. Grazie mille e tanti bacioni a Tina. Un bacione a Radio. One, two, three, four. Forse hai sentito che c'è Mister Corona. Se ne va in giro e non ne fa una buona. È piccoletto e molto dannoso. Come facciamo a scacciar questo coso? Ci laviamo le mani e giochiamo al domani. Ce ne stiamo tranquilli, vispi come conigli, e volendoci bene, noi restiamo insieme. Questo corona è un gran vagabondo, vorrebbe farsi tutto il giro del mondo. Mister Corona, io questo so, voglio fermarti e ce la farò. Ci laviamo le mani e giochiamo al domani. Ce ne stiamo tranquilli, vispi come conigli, e volendoci bene, noi restiamo insieme. Mister Corona, sei un gran pasticcione, ma più di tanto non mi fa impressione. Ho la mia formula contro di te, ed è per questo che dico che ci laviamo le mani e giochiamo al domani. Ce ne stiamo tranquilli, visti come conigli, e volendoci bene, noi restiamo insieme. E a proposito di mamme e bambini, adesso mi dovete dire che cos'è questa foto. Allora, ve lo dico io, è la panciona di mamma Olga che fra 3 giorni partorirà il suo piccolo Stefano. Olga nei giorni scorsi ha scritto delle parole molto dolci che io adesso vi volevo leggere, semplicemente per dedicarle a tutti quei bambini che nasceranno proprio in questi giorni, in un periodo diciamo un po' particolare di coronavirus. Olga scrive così: io ti penso, penso che nascerai tra 3 giorni e che fra poco dovremo entrare in ospedale, ma da soli, perché papà potrà vederti in sala parto, ma poi dovrà tornare a casa da solo e noi lo potremo rivedere solo quando saremo tornati a casa. Insomma, stai lì finché puoi, piccolo Stefano, continua a ballare la Macarena nella mia pancia,
continua a farmi alzare 6 volte per notte, continua a farci emozionare con calci singhiozzi. Tu, comunque deciderai di nascere in qualsiasi momento, sappi che ci saranno tantissime persone ad aspettarti e che hanno promesso di farti trovare più arcobaleni possibile. Promesso. Coronavirus, la filastrocca per bambini di Roberto Piumini. Cosa c'è che in aria vola? C'è qualcosa che non so. Come mai non si va a scuola? Ora ne parliamo un po'. Virus porta la corona, ma non è di certo un re e nemmeno una persona. Ma allora che cos'è? È un tipaccio piccolino, così piccolo che proprio per vederlo da vicino devi avere il microscopio. È un tipetto velenoso che mai fermo se ne sta, invadente e dispettoso, vuole andarsene qua e là. È invisibile, leggero e pericolosamente microscopico, guerriero, vuole entrare nella gente. Ma la gente siamo noi, io e te, tutte le persone, ma io posso e anche tu puoi lasciar fuori quel briccone. Se ti scappa uno starnuto, starnutisci nel tuo braccio, stoppa il volo di quel bruto, tu lo fai e anch'io lo faccio. Quando esci, appena torni, va a lavare le tue mani, ogni volta, tutti i giorni, non solo oggi, anche domani. Lava con acqua e sapone, lava a lungo e con cura, così se c'è il birbone va giù con la sciacquatura. Non toccare con le dita la tua bocca, il naso, gli occhi, non che sia cosa proibita, però è meglio che non tocchi. Quando incontri della gente rimanete un po' lontani, si può stare allegramente senza stringersi le mani. Baci e abbracci non li dare finché gira quel tipaccio, è prudente rimandare ogni bacio e ogni abbraccio. C'è qualcuno mascherato, ma non è per carnevale e non è un bandito armato che ti vuol fare del male. È una maschera gentile per filtrare il suo respiro, perché quel tipaccio vile se ne vada meno in giro. E fin quanto quel tipaccio se ne va dannoso in giro, caro amico, sai che faccio? Io in casa mi ritiro. È un'idea straordinaria, dato che è chiusa la scuola, fino a che fuori nell'aria quel tipaccio gira e vola. E gli amici e i parenti, anche in casa, stando fermo, tu li vedi e li senti, state insieme sullo schermo. Chi vuol bene può mantenere una distanza, baci e abbracci adesso no, ma parole in abbondanza. Le parole sono doni anche semi da mandare, perché sono semi buoni, perché noi vogliamo amare. Io, tu e tutta la gente con prudenza ed attenzione batteremo certamente l'antipatico birbone e magari quando avremo superato questa prova tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova. Grazie, Roberto Piumini. Ciao, buongiorno. Stiamo vivendo una situazione davvero molto difficile, dove ognuno di noi deve cercare di attivare al massimo le proprie risorse. C'è però qualcuno che non è in grado di farlo, per tanti motivi diversi. Io credo che sia importante non perdere di vista il proprio benessere psicologico. Sicché noi, che siamo un gruppo di psicoterapeuti, specialisti in psicologia clinica, abbiamo deciso di offrire la nostra professionalità gratuitamente per aiutare chi ne ha bisogno a ritrovare il proprio benessere o quantomeno un proprio equilibrio, aiutare chi ne ha bisogno ad avere degli strumenti per affrontare meglio questa situazione difficile. Allora, se tu sei fra questi, contattaci. Puoi scrivere a info@associazionepsiche.it oppure telefonare al 328 57 73 217. Non farti nessuna remora. Quando c'è bisogno di aiuto, bisogna chiederlo. E noi siamo qui e aspettiamo che tu ci contatti. A presto. Ciao bimbi, sono la maestra Atea. Eh sì, anche questa settimana non ci possiamo vedere perché le scuole sono chiuse. Però io ho pensato di scrivervi una canzone per fare musica anche questa settimana e per darvi un po' di idee su cosa poter fare in questi giorni in cui siete a casa. Siete pronti? Vado, eh! Lunedì invento una cosa a dir poco strepitosa. Martedì il computer spengo e un ritratto io disegno. Mercoledì il tablet mollo, faccio una barca e la metto a mollo. Giovedì niente TV,
guardo le nuvole nel cielo blu. La 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 la. Venerdì non vado a scuola e faccio un giro nell'aiuola. Certo sabato cucino un pranzetto sopraffino e domenica mi travesto e mi trasformo con grande estro. Ma che bella settimana, in un lampo è già passata. La 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 la. Eccola, ti è piaciuta? Ciao bambini, ciao ascoltatori di Radio Mu. Noi siamo Giulia ed Elisa di One Tours. Abbiamo un regalo di Pasqua per voi, perché mercoledì 8 aprile alle ore 4 faremo insieme un laboratorio ed una lettura con un'attività artistica. È vero Elisa? Verissimo Giulia! Vi leggerò questo fantastico albo illustrato di Eleonora Kummer, Cos'è? Faremo poi una piccola attività creativa con dei fogli di carta colorata, col forbici e pennarelli. Per prenotarsi basta inviare una mail a onetours@gmail.com. Ma poi abbiamo anche una novità, vero Giulia? È vero, pensate bambini che da lunedì inizia Art Camp, che è un campus d'arte online. Faremo insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 16.30, un'attività artistica tutti insieme. Per iscriversi sempre onetours@gmail.com. Grazie a tutti, ciao bambini! Ci vediamo, ciao! Siamo arrivati alla fine anche questa puntata, è finita. È finita, ma naturalmente Radio Mu continua imperterrita e la prossima puntata sarà una puntata con sorpresone, quindi sarà una puntata piena di uova e di cuccini, di galline e quant'altro, giusto? Dobbiamo far finta che sia Pasqua veramente. Cuccinetti e robe varie. Sarà una bellissima puntata anche questa, dai. E poi partecipate al laboratorio delle ragazze, delle storiche dell'arte, le chiamiamo ragazze, ma Giulia e Elisa sono bravissime, perché poi farete delle cose proprio su Pasqua. So che molti amici di Radio Mu lo stanno facendo, in particolare c'è un mio piccolo amico che si chiama Francesco che si sta divertendo tantissimo, quindi avanti tutta, bambini, mamme, sotto con l'arte che ci fa stare bene. Grazie, ciao Giovanni, ciao grazie a tutti. Grazie a lei Daniela. La mail dov'è? Appunto, dov'è? Andiamo lì sul tuo nasetto, bam, grazie. Buona domenica. Ciao ciao. Ciao ciao.